Un saluto a tutti e agli amici di Visione TV, benvenuti a questa nuova puntata del nostro diario di guerra. Oggi vi propongo un'intervista particolare, è un'intervista che ho realizzato nella regione di Mariupol, vicino alla città di Mariupol, a una persona speciale, un ex membro delle forze armate ucraine, una donna che aveva sottoscritto un contratto di 3 anni con l'esercito ucraino nel 2019 e che ha vissuto la battaglia di Mariupol, che ha vissuto i primi mesi dell'operazione speciale e che ha scelto alla fine del suo contratto di scappare, di ritornare a casa sua nel territorio che è stato rivendicato dalla Russia come proprio, quindi nel territorio della Repubblica Popolare di Donetsk, che oggi è una repubblica che fa parte della Federazione Russa. È stata un'intervista interessante, ma più interessante sono state alcune reazioni della signora a un certo punto dell'intervista. Mi chiamo Yulia. Nel 2019 ho sottoscritto un contratto di 3 anni con l'esercito ucraino, principalmente per motivi finanziari. Lavoravo come cuoca, distribuivo cibo ai soldati della nostra unità. Tutto andava bene, il servizio era normale, anche il lavoro, fino all'inizio dell'operazione speciale. Nel 2022 siamo stati tutti divisi. Qualcuno è finito ad Azovstal, qualcuno è andato via da Mariupol. Разбежались кто куда. Вот все. Кто-то оказался в Азовстале, кто-то, ну, кто как выбирался из Мариуполя. Io sono stata trasferita verso Dnieper. Il 13 abbiamo lasciato Mariupol, abbiamo passato una notte a casa e poi siamo partiti per Dnieper e siamo rimasti lì per 6 mesi. Poi tutti gli uomini della nostra unità hanno iniziato ad essere trasferiti altrove. Ci stavano equipaggiando, ma poi ci hanno detto che saremmo stati trasferiti verso Kropivnitskyj. Tutti speravamo che questo finisse al più presto, speravamo e aspettavamo. І ми так оказались в Кропивницькому. Всі надіялись, звісно, на скоріше вже окончання вот этого всього. Poi ad aprile il mio contratto è scaduto e ho deciso di andarmene, visto che tutto continuava ad andare avanti. Io ho una figlia, qui anche una nipote. Mia nipote andrà a scuola il 1° settembre. Ho deciso di andare via, ma ho visto che nessuno mi avrebbe permesso di andare via. E quindi ho deciso di scappare. Mi sono girata e me ne sono andata. Вот такое я приняла решение уехать, просто уехать и уже, ну как бы, развернулась и уехала. Дезертиром, конечно. Non mi considero un disertore, nemmeno una traditrice. Sono tornata a casa dalla mia famiglia. Non ho combattuto, non ho mai tenuto un'arma in mano. Sono solo una cuoca. Penso di aver fatto il mio servizio onorevolmente. Ho fatto il mio lavoro per come la vedo io. E poi sono tornata a casa. Quando ho iniziato a prestare servizio nell'ospedale militare di Mariupol, ho lavorato come cuoca. Anche a Dnieper, sempre come cuoca, ovunque. E anche in Dnieper, anche. Non ho cambiato il mio incarico, tranne che in cucina, non ho fatto nient'altro. Il cibo era buono, ovunque, a Mariupol, a Dnieper, il cibo è sempre stato buono. Era di buona qualità, non posso dire nulla su questo. С продуктами было все хорошо. Все качественно, хорошее. Ну, тут я ничего не могу сказать, все хорошее. Per il futuro, naturalmente, sto cercando un nuovo lavoro. Forse in una scuola da qualche parte, magari in un asilo. Adesso penso di avere delle buone prospettive qui. Troverò sicuramente qualcosa da fare, quindi non sono preoccupata per il futuro. Перспектив у меня много. Я найду себе чем заняться. Поэтому я не переживаю. Riguardo il comportamento delle forze armate ucraine contro i civili, non posso dire nulla di specifico, non l'ho visto personalmente. Quando ero nell'unità, dal 22 febbraio, non potevo uscire dai cancelli, non potevo andare da nessuna parte. C'erano dei soldati ai cancelli, armati. Qualcuno diceva qualcosa, qualcuno diceva di aver sentito, ma sono tutte voci, quindi io non ho visto nulla di persona.
Secondo quello che ho sentito, dicevano che i militari di Azov si comportavano in maniera atroce a Mariupol, che saccheggiavano i negozi, entravano nelle case, picchiavano la gente, che avevano questi comportamenti irregolari. Hanno anche detto che a Mariupol venivano usate le case, le scuole, come postazioni militari, ma non lo so esattamente. Alla fine erano solo voci quelle che ho sentito. Nel villaggio dove ero c'era un ragazzo che quando eravamo a Dnieper ha raccontato di quello che stava accadendo. Per esempio, di un ragazzo che è uscito sul balcone per fumare una sigaretta a casa sua e un cecchino lo ha ucciso. Fino a qui è stato tutto normale, lei ha raccontato la sua esperienza, ha raccontato quello che ha vissuto. Poi ho iniziato a fare delle domande particolari, ho iniziato a chiedere della corruzione nell'esercito ucraino, ho cominciato a chiedere se aveva visto armi occidentali, se aveva visto istruttori stranieri, se aveva visto volontari. E a quel punto il suo atteggiamento è cambiato, è diventata un pochino più reticente e mi ha anche detto: preferisco non parlare di questi argomenti. Volevo farle una domanda sul tema della corruzione. Ho letto, per esempio, che il presidente Zelensky recentemente ha licenziato tutti i commissari militari in Ucraina a causa proprio del problema della corruzione. Lei ha mai visto la corruzione nell'esercito? Per esempio, dei casi di persone che non volevano andare nell'esercito e che hanno pagato per farsi esonerare, per farsi riformare durante la mobilitazione? No, nella mia unità non è mai successo. Non è successo, non posso dire nulla in merito a questo. Per quello che mi riguarda è tutto volontario, a contratto. Non so come funziona nelle altre unità, ma da noi non c'era la corruzione. Lei ha detto di non aver visto istruttori stranieri, ma ha visto dei volontari? Sì, volontari ce n'erano, abbiamo anche ricevuto aiuti, cibo e altro da parte dei volontari. Da dove venivano? Non posso dirlo. Se ipoteticamente l'esercito ucraino dovesse tornare su questo territorio, cosa farebbe con la popolazione? Per esempio il suo caso, lei era militare, era nell'esercito e adesso vive sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk. Teme qualche tipo di persecuzione da parte dell'esercito o del servizio di sicurezza ucraino? Per me è molto difficile dirlo, ma tutti speriamo che non tornino. Non vogliamo che tornino. Quindi ci sono grandi speranze che non succeda. È solo lei a pensarla così? Questa non è solo la mia opinione, in molti la pensiamo così. Ma c'è un pericolo per le persone che, ad esempio, lavoravano nell'amministrazione comunale, nella polizia, nelle scuole? Per loro potrebbe essere pericoloso. Se l'esercito ucraino dovesse tornare, non ha paura di eventuali persecuzioni? Potrebbero esserci delle rappresaglie? Sì, potrebbero esserci. Naturalmente anche qui c'è chi aspetta il ritorno dell'Ucraina, ci sono quelli che dicono che in Russia si sta meglio. Adesso è arrivata la Russia, molte persone sono felici, ma c'è chi aspetta che l'Ucraina ritorni, è così che stanno le cose. Vorrebbe dire qualcosa a Zelensky? Zelensky continua a ribadire di volere la vittoria finale contro la Russia senza mai parlare di pace. Cosa ne pensa? Va bene. Desmir. Beh, non vorrei dire niente che fosse reso pubblico. Preferirei non dire niente su questo. Nessun problema. Possiamo parlare delle armi occidentali. Questa è una questione politica. A questo proposito, non posso darle delle informazioni. Era una semplice cuoca, non ne so molto. Preferisco non parlarne. A telecamera spenta, poi, mi ha detto che dopo che una sua prima intervista, alcune sue dichiarazioni erano state pubblicate su TikTok, aveva iniziato a ricevere delle minacce da parte di alcuni conoscenti che sono in Ucraina, da parte di alcuni colleghi con cui aveva lavorato quando era all'ospedale militare di Mariupol. Quindi dall'Ucraina hanno iniziato a minacciarla, hanno iniziato a farle sentire della pressione per le dichiarazioni che aveva fatto.
Quindi pensate, questa è la situazione oggi anche per chi, come questa signora, ha lavorato nelle forze armate o nell'amministrazione ucraina, che torna a casa, che torna a casa sua, che per motivi indipendenti dalla loro volontà si trova in quello che oggi è territorio russo, non trova una chiusura da parte della Russia, lei è potuta tornare senza nessun problema sul territorio russo, ma riceve delle minacce dall'Ucraina. Questo, secondo me, è molto interessante da notare, qualcosa che naturalmente non ha mai trattato nessuno. Io vi ringrazio per aver guardato questo ennesimo contributo del Diario di Guerra, vi ringrazio per il sostegno che date al mio lavoro e al lavoro di tutta Visione TV, di tutti i colleghi su Visione TV, e vi ricordo che noi riusciamo a fare questo, Visione TV riesce a lavorare in questo modo, a fornirvi un'informazione diversa dai paletti che il mainstream mette, solo grazie ai vostri contributi. Quindi vi ricordo e vi chiedo di continuare a sostenere il progetto editoriale di Visione TV. Grazie a tutti e un saluto dal Donbass.